Padre Fabrizio Valletti opera da anni nella periferia più difficile di Napoli. Ora ha raccontato la sua esperienza nel libro Un gesuita a Scampia, edito da Deoniane, presentato a Milano alla Casa della Carità, la struttura di accoglienza voluta dal cardinale Carlo Maria Martini, guidata da Don Virginio Colmegna. E Padre Valletti, come descriverebbe Scampia? Parlare di Scampia vuol dire anche liberarsi da una serie di pregiudizi, di immaginario a cui hanno contribuito ultimamente le fiction televisive. Quando è partita l'indagine di Saviano, la correttezza del suo percorso è stata poi sciupata. Ecco. Però Scampia, prescindendo dai media, è una realtà che veramente interroga soprattutto quello che può essere il progetto di come insediare famiglie che hanno disagio in un contesto urbano dove prevale la preoccupazione di un'edilizia intensiva. Quello che manca a Scampia è l'anima delle persone, perché immigrate prima negli anni 70, poi con il terremoto degli anni 80, non hanno potuto sviluppare delle relazioni serene, felici, anche perché a parte la scuola mancava e manca tuttora una capacità di aggregare intorno a progetti culturali, a proposte di vita sociale. Ecco, per i bambini l'unica soluzione è avere una grande struttura dell'Arci di Scampia come calcio, perché i bambini inseguono la fama di Maradona. Ecco, però a parte questo il quartiere vive un disagio, vive un abbandono che poi è facile esca per la camorra, che sotterraneamente domina economicamente il quartiere. Come ottiene consenso la camorra? Il consenso della camorra è legato al bisogno elementare delle famiglie che hanno bisogno di casa, e allora la camorra facilita l'occupazione abusiva di case, di appartamenti, facilita il prestito economico, perché non essendoci accesso a crediti da parte delle persone che non hanno reddito, non hanno lavoro, ecco, la camorra è capace di aiutare la popolazione a mettere in piedi una piccola pizzeria, un piccolo negozio di alimentari, ecco. E soprattutto poi, attraverso il controllo della droga e del contrabbando di sigarette e quella che è un po' la fornitura dei negozi, c'è tutta una rete di giovani che vengono in qualche modo impiegati dalla camorra, e quindi è l'unica, diciamo, opportunità economica e commerciale che il quartiere vive. La camorra agisce anche sul piano culturale. C'è un intreccio fra cultura della camorra e cultura popolare, soprattutto di origine religiosa, quella che noi chiamiamo la pietà popolare. Ecco, una delle cose che più impressiona stando a Scampia è la presenza delle statue sacre, degli altarini, nelle case, e soprattutto l'importanza che un boss della camorra ha nei confronti delle famiglie del quartiere, che lo considerano un protettore. Ecco, l'intreccio fra una pietà popolare che si fida e si affida al santo protettore e una società, una cultura sociale che si affida al boss, al capo camorrista, da cui riceve protezione, riceve garanzie, riceve anche molte volte la possibilità di vivere. Sul piano religioso questo è uno dei punti più delicati a cui dedicarsi come educazione. Educazione di una fede che non sia protettiva, ma che sia di responsabilità e di coscienza personale. I problemi più gravi coinvolgono i giovani. Il punto nodale, che io constato anche frequentando le carceri di Napoli, è la mancanza di cultura, e molti giovani abbandonano la scuola fin dalla terza media, un 30% non arriva ad avere la licenza media, un 30% lascia il primo anno delle superiori, e questa massa di giovani, pensare che ci sono 5 istituti comprensivi, 5 istituti superiori, una massa
giovanile enorme, non hanno prospettiva, e la mancanza di cultura da parte dei genitori, molti genitori sono analfabeti, non sentono l'impegno di far studiare i propri figlioli, ecco. Tutto questo crea una grande possibilità per la Camorra di proprio impegnare i ragazzi, invitarli a facili guadagni, e quindi diciamo, la trasformazione è possibile partendo dalla scuola, partendo dalla cultura e soprattutto dalla formazione professionale, anche se purtroppo poi la mancanza di lavoro crea anche la delusione per molti che hanno magari raggiunto una preparazione e devono emigrare. Voi gestite il centro Hurtado, di che cosa si tratta? I gesuiti hanno dal 2001 una missione del quartiere di unire quella che può essere la missione apostolica di pastorale con una ricerca di promozione culturale e di sviluppo sociale, per cui uniamo quello che Padre Arrupe chiamava la terna di fede, cultura e giustizia, e nel 2005 abbiamo avuto dal comune una struttura che oggi rappresenta un piccolo centro di formazione per la cultura dei bambini, la musica, l'informatica, il cinema e la formazione professionale, da cui poi è nata l'esigenza di sperimentare attività lavorative, un'attività lavorativa riconosciuta, con contratto, con i contributi, con la regolarità. Ecco, questa è una scommessa che in un quartiere come Scampia si può. E il tentativo che noi stiamo vivendo è quello di far ponte con la Napoli ricca, con la Napoli bene, e in parte stiamo avvicinando molte persone che non conoscevano e che non si azzardavano di venire a Scampia, per cui abbiamo una rete sia fuori Napoli, di Roma, Bologna e Milano, che in qualche modo sono sensibili a questo sviluppo culturale e sociale del quartiere. E questo ponte sta realizzando dei risultati, perché vengono molti giovani durante l'estate soprattutto a Scampia a fare servizio, abbiamo una media di 200 giovani che da tutta l'Italia vengono per fare una settimana con i ragazzi del quartiere. E il ritorno è importante perché tutti questi giovani poi, quando tornano nel loro paese, nella loro città, hanno l'immagine di una periferia diversa, ecco, una periferia che non è solo degrado e abbandono, ma che è ricca di umanità, ricca di relazioni anche possibili e felici.